Ciao ragazzi, oggi eh, proveremo a ricominciare a fare dei video in maniera più o meno costante. Quindi, eh, proverò a fare diciamo un video a settimana se riesco. Due eh, sono molto più attivo su Twitter, quindi ve lo lascio in descrizione. Eh, soprattutto se c'è bisogno di fare azioni. Um, che uh, richiedono uh, una tempistica abbastanza accelerata quindi se c'è bisogno di fare qualcosa in maniera veloce ve lo scriverò sempre su twitter non riuscirò mai a fare video in tempo quindi uh, seguitemi su twitter ve lo lascio in descrizione sono il, il social dove sono più attivo al momento anche più uh, di discord e youtube quindi um, andiamo a vedere come andare a farmare con i propri Ethereum questo video è il primo che andrò a fare adesso che provo a ricominciare a fare video in maniera abbastanza regolare uh, perché questo video perché alcune di queste strategie che vi andrò a far vedere uh, le dovete fare adesso e quindi uh, il primo video perché alcune di queste cose le dovete fare in questo momento altrimenti non le potete più fare um, quindi uh, questo video è per chi ha degli ethereum nativi e non sa come utilizzarli per farmare Uh, perché magari ha paura di andare su una chain secondaria, ha paura di andare su un DEX secondario, uh, non vuole essere hackerato. Uh, queste strategie ovviamente hanno dei rischi, come tutte le strategie è impossibile eliminare tutti i rischi, anche detenere solo il tiro nativo ha i suoi rischi, però um, sono dei rischi molto inferiori rispetto all'andare su una chain a caso, su un protocollo a caso. Quindi sono tre uh, strategie che comunque rendono abbastanza, Uh, però sono molto molto meno rischiose uh, di nuovo hanno comunque dei rischi e ne andiamo a parlare però sono molto meno rischiose rispetto a andare su un protocollo completamente a caso la prima strategia è quella di andare a comprare stone su manta quindi uh, cos'è stone? stone lo possiamo vedere qua su quick swap stone è um, stake Ethereum, è praticamente lo stake Ethereum di manta Cos'è Manta? Manta è un layer 2 uh, di Ethereum uh, che va a utilizzare Celestia per la uh, data availability e uh, per andare a farmare uh, Manta le persone hanno utilizzato un bridge, quindi hanno utilizzato questo bridge che si chiama newparadigm.manta.network. Io ora non sono connesso con il mio wallet, però se vai su, sul bridge di New Paradigm e ti connetti con il wallet puoi trasferire i tuoi Ethereum. Quando vai a trasferire i tuoi Ethereum... I, questi Ethereum che vengono trasferiti attraverso il, para, il, il bridge di New Paradigm vengono automaticamente trasformati in rapporto 1 a 1 con Stone, quindi se, se trasferisci 5 Ethereum ricevi 5 Stone, uh, in realtà un pochino di meno dato che è comunque staked Ethereum quindi va a guadagnare un pochino di yield, però diciamo guadagni 4.99, quindi vai a guadagnare in rapporto praticamente 1 a 1 rispetto a quanto fai di bridge. Manta però ha anche un altro bridge, che è questo qui, è in cui puoi trasferire gli Ethereum che non vengono trasformati in Stone e che quindi rimangono Ethereum. Per andare a farmare l'Airdrop, le persone cosa facevano? Andavano su New Paradigm, trasferivano gli Ethereum eh, su New Paradigm e quindi diventavano Stone, poi andavano su QuickSwap e eh, magari avevano trasferito 10 ethereum quindi vendevano 10 stone e ricevevano eh, gli ethereum quando ricevevano gli ethereum andavano da quest'altro bridge e trasferivano gli ethereum da manta di nuovo sulla chain mainnet di ethereum e poi ripetevano questo processo all'infinito quindi continuavano a mandare gli ethereum da ethereum a eh, manta attraverso questo bridge e poi li swappavano, ricevevano gli stone, li swappavano di nuovo per Ethereum su QuickSwap e poi se li rimandavano indietro. Questo perché ehm, più Ethereum trasferivi attraverso questo bridge in New Paradigm e più ehm, ricevevi di airdrop. E quindi le persone continuavano a fare questo loop perché eh, l'airdrop andava a migliorare perché continuavi a utilizzare il bridge che veniva calcolato per l'airdrop. Cosa è successo quindi? Le persone andavano su QuickSwap e swappavano gli Stone in Ethereum per ricevere mh, di nuovo degli Ethereum da poter riportare su Mainnet e poi ritrasferire attraverso il bridge giusto. Quindi Stone ha perso il peg. Quindi come potete vedere, 10 Stone vi danno 9,3 Ethereum, che eh, ovviamente non è ottimo dato che eh, Stone dovrebbe valere un attimino più di Ethereum, ma in questo caso vale di meno. E quindi voi semplicemente cosa potete fare? Dato che tra 68 giorni, da quando sto registrando questo video, ma diciamo una sessantina di giorni, gli stone saranno direttamente um, ritirabili come Ethereum, Stone riprenderà probabilmente il peg. Manta ha molto di backing, quindi ha tanti investitori dietro, uh, non credo che verrà creata in 60 giorni. Possibile però non credo verrà creata in 60 giorni. Quindi se vi fidate che Manta possa mantenere il suo stato di chain funzionante per 60 giorni, allora questo è un trade abbastanza gratuito. Quindi immaginiamo che voi mettiate un Ethereum se voi mettete un Ethereum, andate a guadagnare 1.07 Stone. 1.07 stone tra una sessantina di giorni saranno uh, 1.07 Ethereum. E quindi avrete guadagnato 07 Ethereum. Quindi il 7% in 60 giorni. se eh, Comunque questo mercato è molto liquido, quindi se trasferite 10 ethereum, comunque andate a fare il 6.6% e se trasferite 100 ethereum, andate a fare il 6.47%, quindi lo potete fare con qualsiasi quantità di ethereum e comunque l'APR rimane molto simile, però questa la dovete immaginare come se fosse una farm eh, che vi dà il 7% di APR in, in realtà non è APR perché APR vuol dire eh, annualizzato. E quindi vi dà eh, il 42% di APR. Quindi vi dà 7% in due mesi. Eh, dato che se andiamo a annualizzare questo 7%, vi dà il 42% di APR su Ethereum. Con un rischio relativamente basso. Perché eh, di nuovo non è che la chain si è rotta, e quindi la loro, eh, la, la loro versione di Ethereum Messenge Stake ha depeggato. Semplicemente eh, le persone, le, gli utenti che andavano a farmare avevano bisogno di vendere questo stone e quindi è peggato perché gli utenti andavano a vendere questo stone. Probabilmente più ci avviciniamo alla data in cui sarà possibile ritirare gli stone per Ethereum e più stone ritornerà vicino al peg. Quindi se lo volete fare probabilmente ha più senso farlo adesso. Non è detto che non possa perdere ancora un po' di più il peg, perché comunque le persone magari non vogliono tenere stone per due mesi e quindi lo vendono a mercato e si perdono uh, quel, quel 7-8%. E quindi potrebbe ancora perdere un attimino il peg, ma dubito riesca a scendere troppo sotto il 10%. Quindi comunque, se voi volete utilizzare questa strategia. Quello che dovete fare è comprare stone e aspettare 60 giorni. Quello a cui dovete fare attenzione è se vi fidate, della blockchain di Manta. Comunque, una blockchain abbastanza nuova, ha tanti investitori, ha alzato tantissimi soldi. Quindi credo che questa tecnica non abbia particolari rischi. però ovviamente ha i suoi rischi. Un'altra strategia è quella di andare a utilizzare MAT. l'Ethereum Stake da Mentol. Um, una particolarità di MAT è che paga il doppio dell'APR uh, che pagano normalmente uh, ad esempio stake Ethereum, um, R Ethereum paga poco meno del doppio di quello che paga frax Ethereum, uh, questo perché esiste un limite a quanti uh, MAT possono esistere e ovviamente questi 300.000 uh, Ethereum messi in stake vanno a farmare il normale APR che è tipo 3.5-3.6. La foundation di Mentor, quindi diciamo, andiamo a dire Bybit, perché dietro Mentor c'è Bybit, che ha 3-4 eh, miliardi di treasury, va a pagare di tasca propria eh, il restante PR E quindi va a incentivare le persone, perché loro comunque hanno stake di Ethereum, quindi loro vanno a guadagnare yield sui propri Ethereum, e invece di andarlo a guadagnare loro, ve lo pagano per incentivarvi a eh, creare, a mintare questo eh, m ethereum quindi siccome loro vogliono che m ethereum sia più utilizzato eh, vi incentivano nel mintare m ethereum a, andando a pagarvi lo yield di tasca loro e pagano appunto il doppio rispetto a quello che paga stake ethereum frax ethereum e altri quindi è uno yield davvero alto per quanto riguarda ethereum e eh, questo è il 7% annualizzato quindi questa prima strategia che abbiamo detto era 42% annualizzato Quest'altra è 7%, la differenza principale oltre all'APR è numero 1 che probabilmente eh, Matt è più sicuro rispetto a Stone e eh, numero 2 che eh, questo, questo Stone lo potete fare una sola volta ed è adesso, e finirà tra due mesi, Matt dovrebbe continuare a pagare questo APR finché la foundation di Mental non decide di non pagarlo più, quindi probabilmente almeno un annetto lo pagherà quindi eh, dato che comunque sta venendo integrato anche molto nella DeFi è probabilmente, dico probabilmente, ma è praticamente sicuro, ci sarà un airdrop per chi ha MAT, per chi ha mintato Matt, ehm, vale la pena tenerlo. L'airdrop è stato confermato da Jordi Alexander, Jordi Alexander è praticamente la persona che sta seguendo di più questo progetto all'interno della Mantle Foundation, quindi ehm, probabilmente ci sarà un airdrop, ha lo yield più alto, è tecnicamente sicuro, su menthol probabilmente sarà molto molto liquido e facile da utilizzare, quindi eh, al momento finché, questa, finché non mintano oltre 30.000 ethereum, questo è la, eh, il derivato liquido di ethereum migliore da mintare. Un'altra farm è quella di Eigenlayer. Eigenlayer è eh, aperto da un bel po', quindi in realtà farmarlo adesso mh, rende meno che eh, se lo andavate a farmare ad esempio sei mesi fa. Uh, però comunque sta facendo molto parlare di sé e probabilmente lancerà um, lancerà l'airdrop a una valuation incredibile e probabilmente sarà uno dei protocolli più discussi di quest'anno, quindi eh, ricevere l'airdrop in questo protocollo non sarà affatto male. E quindi potete andare a mettere in stake i vostri Ethereum, o i vostri R-Ethereum, o i vostri Swell-Ethereum, o Stakewise, Anchor, Lido, Coinbase, Stader, poi aggiungeranno adesso eh, Frax-Ethereum, Mat, che abbiamo detto adesso... Qui verrà aggiunto su Eigen Layer, quindi voi lo potete mintare e guadagnare questa percentuale e poi andare a mettere in stake su Eigen Layer e guadagnare i punti di Eigenlayer per avere l'airdrop um, e avere anche l'airdrop da mento. Quindi, um, se andate a mettere i vostri Ethereum in stake su Eigen Layer, non sappiamo quanto andrete a guadagnare, però guadagnate dei punti che a una certa, non sappiamo tra quanto, uh, verranno trasformati in eigen uh, in token, non sappiamo come si chiamerà questo token, probabilmente eigen, non lo so, um, però verranno trasformati in eigen e quindi potrete andare qui a fare quello che volete con quel token, quindi venderlo, fare, metterlo in stake, fare altro. quindi... Uh, se andate uh, su QuickSwap e comprate Stone, quindi vendete Ethereum e comprate Stone, quindi fate attenzione perché uh, ci sono due bridge per Manta. Uh, c'è il New Paradigm Bridge che non dovete usare e c'è il Pacific Bridge che è quello che dovete usare. Quindi se volete andare a utilizzare la strategia di Manta, andate sul Pacific Bridge, brigiate i vostri Ethereum tramite deposit poi andate su QuickSwap e swappate da Ethereum a Stone. Quindi avete, immaginiamo che avete trasferito un Ethereum e swappate da un Ethereum a 1.07 Stone. Poi il vostro valore di Stone sarà diverso perché ovviamente se, se qualcuno lo compra o lo vende cambia il valore. Però uh, se andate a utilizzare questo bridge, um, Pacific Bridge, e poi su QuickSwap potete andare a fare il 42% annuale su Ethereum. Quindi se vi fidate di Manta e vi va bene aspettare per 60 giorni, questa è un'ottima farm. Se invece volete andare a utilizzare uh, MAT prima che i depositi vengano chiusi, potete andare su, uh, vi metto il link in descrizione, quindi MAT.mental.xuz e andate a mettere in stake i vostri Ethereum e ricevete MAT. Um, attenzione che ovviamente quando esce questo video Potremmo essere molto più vicini al raggiungimento del limite di, di met massimi um, Se raggiungiamo il limite comunque lo potete comprare a mercato Quindi uh, probabilmente per l'airdrop sarebbe meglio andarlo a mintare da questa pagina Però se raggiungiamo il limite lo potete comprare a mercato In più se avete stake di Uh, dovrebbe essere gratis passare mi sa che loro vi pagano le swap fee e uh, tutte le fee relative allo swap quindi anche uh, lo slippage uh, però non ne sono sicuro perché non l'ho testato quindi non ne sono sicuro però se avete stake di ethereum andate su questa pagina e andate a vedere se effettivamente è tutto gratis e quindi potete passare da stake di uh, ethereum a methereum. In più, se avete METHERIU o anche qualche altro derivato di Ethereum, potete andare su Eigenlayer perché tra qualche giorno riapriranno i depositi e depositare il vostro derivato di Ethereum. Se vi sentite ancora più propensi al rischio, potete andare a utilizzare qualche altro eh, restaking protocol che va a mettere in stake per conto vostro su Eigenlayer, ad esempio Kelp eh, o EtherFi. Ve li metto sempre in descrizione. Ovviamente ad and andate ad aggiungere dei rischi. Però se andate su Kelp o su Aetherfy riceverete anche l'airdrop di Kelp e di Aetherfy. Uh, Kelp è Stader, uh, Stader Staked Ethereum, uh, che era molto famoso ad esempio su, su Luna, era un protocollo abbastanza famoso, quindi comunque un team che esiste da molto tempo. Aetherfy è un progetto uh, che se non sbaglio è backed da Arthur Hayes quindi comunque sono due progetti che non sono i primi arrivati però comunque se andate a utilizzarli aggiungete del rischio quindi uh, queste erano le tre strategie che potete utilizzare per andare a mettere a farmare i vostri Ethereum Tutte e tre hanno dei rischi però hanno dei rischi tendenzialmente contenuti credo che eh, nessuna porti rischi troppo elevati diciamo se andate a depositare su Ekenlayer non avete rischi troppo elevati se andate a, a depositare su Kelp o Etherfy sì, andate a aumentare il rischio credo che Matt non avrà troppi problemi e credo che Manta, Stone di Manta andrà a riprendere il PEG quando ci avvicineremo eh, alla data di ritiro quindi tra una cinquantina di giorni mi aspetto che sarà molto più vicino al PEG quindi questo era quanto Um, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Uh, andrò a provare a fare altri video che credo siano anche molto più interessanti, perché vi andrò a, anche a ricominciare la challenge da 200k. Uh, quindi, questo era quanto. Potete iscrivermi su YouTube o su Discord. Rispondo su entrambi.